Buonasera. Come avete visto dai titoli della sigla, questa è la conferenza stampa del Partito Radicale. Il nuovo segretario di questo partito, Giuseppe Rippa, ha designato a tenerla Marco Pannella. Pannella è rientrato poco fa da Parigi. In questi giorni è stato là, ha messo là il suo quartiere generale per poter coordinare le iniziative in favore di Jean Fabre, il segretario precedente del Partito Radicale, oggi presidente. Jean Fabre, come sapete, era stato arrestato in Francia per obiezione di coscienza. 2 giorni fa è stato condannato a 6 mesi da un tribunale militare francese, ma è già uscito e dispensato dal servizio militare. Il momento per questa conferenza stampa del Partito Radicale mi sembra, lo dico dal punto di vista giornalistico, particolarmente favorevole. Ci sono state le elezioni politiche che hanno più che quadruplicato il numero dei deputati radicali. C'è stato recentemente il congresso di Genova del Partito Radicale, un congresso che secondo alcuni ha visto appannare il cosiddetto carisma di Marco Pannella, secondo altri invece lo ha confermato. Per parlare chiaro, carisma nel gergo politico significa, vediamo un po' di definirlo, potere personale dovuto a un fascino particolare innato. Poi ci sono in corso varie iniziative del Partito Radicale che, come al solito, suscitano o caldi consensi o aspri dissensi. Insomma, mi sembra che ci sia materia per una buona conferenza stampa. Pannella la può aprire, come al solito, con una breve dichiarazione introduttiva. Buonasera. Ti ringrazio di avermi sollevato un po' da alcuni obblighi di informazione, di supplenza delle mancate informazioni non tue ma di altri passate. Volevo solo precisarle. Ecco, sono non più di 36 ore che Giuseppe Rippa, il mio nuovo segretario nazionale del Partito Radicale, di notte, perché eravamo appunto alla sede del Tribunale Permanente delle Forze Armate francesi, che mi ha chiesto di venire ancora una volta, io per il Partito Radicale, pur non avendo nessun incarico formale di partito, a questa conferenza stampa. Eravamo lì, come tu hai ricordato, perché il nostro compagno, presidente del